Partiti ieri i lavori su Corso Vittorio Emanuele, lavori che proseguiranno per qualche giorno. Siamo proprio sul cantiere, vice sindaco Blasioli, qual è la situazione? Qualche disagio per i cittadini, però si va avanti. La situazione è positiva, per come ci aspettavamo insomma, il blocco di un'arteria importante come Corso Vittorio Emanuele, dobbiamo dire che non abbiamo avvertito alcun disagio, la città ha risposto bene, ha scelto vie alternative, è uscita 10 minuti prima la mattina così come avevamo chiesto, devo dire che la situazione è abbastanza tranquilla. Oggi è il secondo giorno, quindi poi la città si abitua anche a questa situazione. Nel frattempo l'ACA sta lavorando a questa condotta di 700 mm di diametro, ha già individuato la perdita, dovrà adesso inserire la camicia, ma per farlo sta rompendo i muretti laterali di questa condotta e in giornata io credo che insomma la camicia potrà essere montata. Domani verranno rimontati i muretti laterali che sono a protezione della condotta, insomma io credo che il termine che abbiamo dato, cioè quello di sabato, potrà essere ampiamente rispettato se le condizioni atmosferiche ci consentiranno di lavorare così come stiamo lavorando in questo momento. Dalla prossima settimana Corso Vittorio Emanuele tornerà a doppia corsia. Intanto diciamo che stiamo preparando l'ordinanza, è in scrittura proprio questa mattina. Poi occorrerà reinserire un pochino di segnaletica orizzontale perché, come sapete, Corso Vittorio Emanuele, oltre a riaprire a doppio senso di circolazione, cambierà anche il giorno di chiusura, nel senso che sarà chiusa e sarà isola pedonale in questo tratto dove ci troviamo adesso soltanto nella giornata di domenica. Quindi dovranno essere cambiati un pochino di segnali, ma un po' di pazienza, se non è lunedì, insomma i primi giorni della prossima settimana, sicuramente il doppio senso di circolazione verrà ripristinato su questa arteria importante della città.